Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Di Battista, il Dibba, Alessandro, ex politico del Movimento 5 Stelle, ma che comunque rimane uno dei politici di punta del Movimento 5 Stelle, anche se è molto ben visto nella base del Movimento 5 Stelle, ma visto non proprio benissimo dai colleghi, diciamo, parlamentari, proprio per le sue posizioni e il suo modo di fare politica. Quindi lui sta ritornando e risponde ai suoi seguitori in internet che è pronto a ritornare in politica, però alle sue condizioni. Ecco. Quindi lui fa un manifesto proprio. Si sente pronto a prendere la guida del Movimento 5 Stelle. Si è pensato, si è vociferato di una sorta di conduzione politica del Movimento fatta da due persone, Di Battista e l'Appendino. E si dice l'Appendino più da palazzo e il Di Battista più da piazza. Poi faremo una valutazione se un capo politico con due teste è qualcosa che possa realmente funzionare. Quindi Di Battista è in campo per il dopo Di Maio e punta a diventare il nuovo capo politico. Ovviamente lui vorrebbe farlo da solo, come l'Appendino vorrebbe farla da sola, ma forse sono solo voci, forse sono solo illazioni, forse sono solo congetture. E lui dice: io non voglio poltrone, sto lavorando ad una proposta con un gruppo di persone valide. Quindi il Dibba, utilizzando un'espressione coniata da Silvio Berlusconi negli anni 90, si prepara a scendere in campo. E i sondaggi del Movimento 5 Stelle sono abbastanza deludenti, perché si parla adesso di poco sopra il 13%, o meglio, il Movimento 5 Stelle oscilla intorno al 13%, chi lo dà al 12,5, 12,7, chi lo dà addirittura al 13,1, 13,2, comunque è costantemente in discesa. E poi c'è da dire che nei sondaggi nazionali ha un 13%, nelle votazioni, nelle regioni realmente si vede che ha un 5%, quindi c'è una discrepanza. Quindi un quadro drammatico che spinge alle dimissioni di Luigi Di Maio, capo politico e rimane ministro degli esteri. Adesso in mano a Vito Crimi, che è un personaggio, senza offesa, un poco anonimo, sarà un grande lavoratore, lavorerà nell'ombra, è poco mediatico, ma proprio questa poca mediaticità fa sì che il Movimento 5 Stelle sia ancora di più in ombra, come se fosse un capo politico ombra. Forse è stato scelto apposta una persona che non fa troppo rumore, proprio per preparare in maniera silenziosa l'arrivo di qualcun altro molto più mediaticamente forte. Ma Di Battista, che è il leader dell'ala movimentista, dei duri e puri, quelli che vogliono riportare il movimento ai momenti primordiali, a 10 anni fa, dopo giorni di indiscrezioni sulla sua corsa come nuovo leader, oggi ha rotto a sorpresa gli indugi via social network e ha fatto un vero e proprio manifesto politico. Lanciato proprio, lui sta ritornando dall'Iran, dove ha fatto dei lavori come scrittore, ha fatto delle indagini per poter scrivere dei testi, dove dice che da tempo stava già preparando il suo manifesto politico, possiamo chiamarlo proprio così, e dice: sono uscito dal palazzo perché non mi ha mai affascinato molto, ho vissuto 2 anni intensi, belli e tragici per vicende personali, mi sono ricaricato e soprattutto ho studiato politica e politica internazionale, scrive Dibba. Ho visto ancora una volta gli effetti nefasti del liberismo, del primato della finanza sulla politica, dell'Europa debole ed eticamente corrotta. Io ho voglia di dare una mano, non chiederò nessuna poltrona, dirò la mia. Attenzione, possiamo dire che Di Battista è un po' il filosofo, ma più che il filosofo, il dotto del Movimento 5 Stelle, l'acculturato. Diciamo che nel mare dei 5 Stelle
il livello è molto discutibile. Diciamo che Di Battista è una persona che una persona di cultura, è uno scrittore, ha delle sue idee che possono essere condivise o no, però è una persona che studia. Lui in questi tempi ha studiato proprio la politica, avrà studiato anche i regolamenti, si starà preparando comunque come persona competente, avendo saltato una legislatura. Adesso è pronto, visto che lui non ha compiuto le due, quindi può rientrare e essere eletto in Parlamento e in Senato. Ma attenzione, per fare comunque il capo politico non c'è nessun limite nei 5 Stelle. Il limite del secondo mandato è solo per quelli che devono essere rieletti in Senato e in Parlamento, ma per fare il capo politico non c'è nessuna limitazione, anche per fare ad esempio il ministro. Quindi Di Battista è pronto a correre per la leadership a fianco della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Svela poi apertamente la sua strategia, dice: sto lavorando con un gruppo di persone valide a una proposta, solo idee, progetti, proposte. Il nostro unico futuro, spiega rispondendo a un'attivista pentastellata, è la terza via, ma non si può banalizzare tale concetto parlando esclusivamente della collocazione del movimento alle elezioni. Le elezioni sono il mezzo, non il fine. Attenzione, quello che dice non è che basta dire il movimento si colloca lì e basta e continuiamo come prima. Lui dice no, deve essere un modo di comportarsi la terza via, non una collocazione virtual fisica del movimento. Deve essere proprio un modo di intendere la politica, non una collocazione. Questo è abbastanza interessante quello che dice: le elezioni sono il mezzo, non il fine. E poi Dibba spiega di aver chiaro il percorso in testa. Va rafforzato lo stato sociale, la parola nazionalizzazione deve tornare ad essere una parola bella, va costruito un multiculturalismo sempre più forte in politica estera, vanno prese posizioni scomode anche se non convengono, va costruita l'economia del servizio e non quella del possesso. E poi l'affondo, va fatta questa caspita, detto in un altro modo, di legge sul conflitto di interessi, e occorre farla durissima, è il solo modo per debellare la corruzione del XXI secolo, ovvero quella delle consulenze, non delle mazzette. Beh, la lotta alla corruzione è un po' come la lotta all'evasione fiscale. In tutto il mondo esiste con diverse percentuali, quindi eliminare la corruzione, eliminare il nepotismo, eliminare l'infedeltà lavorativa, l'evasione fiscale, è un'utopia, non si riuscirà mai a cancellarla. Si può ridurre notevolmente, ma per ridurre notevolmente non bastano solo le leggi, ci vuole un cambio culturale. L'Italia culturalmente è di un certo tipo, non è certo un paese del nord Europa dove sono integerrimi moralmente. Il cambio delle leggi deve essere concomitante con un cambio culturale, perché sennò, se le due cose non vanno a braccetto, diciamo che non si può cercare di diminuirla, ma non si può arrivare a delle percentuali minime. Come abbiamo detto, eliminare queste cose è assolutamente un'utopia. Per quanto riguarda Di Battista con l'Appendino, secondo me fare un capo politico diviso in due persone è uno sbaglio terribile, non si può gestire, non ci possono essere due capi politici di un movimento alla stessa altezza, uno che controlla l'altro, uno che parla ma deve mettersi d'accordo con l'altro. Capite che non esiste una leadership condivisa, la leadership deve essere di una persona, come in un'azienda ci può essere il consiglio di amministrazione e sopra ci può essere il presidente del consiglio di amministrazione, ma ci deve essere sempre un referente, non due referenti sotto 10 facilitatori e sotto altri 40 facilitatori di secondo grado. In cima ci deve essere un portavoce, capo politico, portavoce, ma deve essere uno solo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare e commentare. Siamo anche in Facebook, nella pagina
Tele Italia, dove trovate tutti gli stessi video presenti in YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.